organizzato appunto, abbiamo ospiti il direttore e il redattore della rivista Art Photo, Emanuele Piccato, che è un bambino che già conoscete. E presentiamo appunto questo numero speciale della rivista dedicato alla frontiera americana, che credo che sia l'ultimo numero che è uscito appunto della rivista. E quindi cominciamo a discutere di una questione importante. Stiamo affrontando già temi americani da alcune lezioni in corso e affrontiamo appunto questo tema della frontiera, tema di una certa complessità, nel senso che implica questioni storiche, questioni appunto che riguardano l'identità nazionale americana e che va appunto inquadrato in una prospettiva molto ampia e molto complessa, che riguarda la geografia dell'America, le sue diversità culturali, la sua progressione politica anche di uno Stato appunto relativamente giovane e quindi diciamo problemi che sono stati affrontati ovviamente attraverso dei paradigmi dell'architettura, dell'arte, del paesaggio, ma che oggi cerchiamo appunto di ridiscutere in qualche modo introducendo ulteriori temi di discussione. Questa rivista appunto ha affrontato queste questioni da angolature molto diverse, dall'architettura, al cinema, a questioni culturali generali, e quindi questo numero offre un ventaglio molto ricco, diciamo, di questa visione di un'America territoriale e urbana. Ovviamente ritornano questioni importanti dal punto di vista storiografico, mi viene in mente il libro di Reps sulla città americana, ma soprattutto gli studi di Banham, soprattutto quelli dedicati al deserto americano, che hanno da tempo aperto appunto dei grandi filoni di indagini appunto sia sulla tradizione americana sia su sviluppo più recenti. Ecco, io mi fermo qui perché penso che questa mattinata debba essere soprattutto un momento di riflessione e di discussione e quindi do la parola ai due curatori della rivista e poi penso che apriremo una discussione tra noi. Tra l'altro abbiamo anche la presenza del professor Michelangelo Sabatino che domani terrà appunto in quest'aula la sua lezione e anche del professor Maggi che è un esperto di fotografia, quindi penso che avrà da dire parecchio probabilmente. E quindi apriamo appunto la presentazione e do la parola ai due curatori. Grazie professore e grazie mille per questa opportunità di presentare l'ultimo numero di Art Photo qui allo UAV. C'è da dire questo numero a noi ci piacerebbe, ora vi mostreremo alcuni dei contenuti del numero e ci piacerebbe anche un po' interloquire con voi e piano piano vorrei spiegare il perché dell'utilizzo di questo titolo, American Frontier, che per una mente europea può trarre un pochino in inganno. Per quale motivo? Perché la parola frontiera nel nostro numero assume un significato molto particolare, ovvero un significato che nasce proprio nell'America dell'Ottocento, in particolar modo negli Stati Uniti,
cui la parola frontiera, e basta vederlo in qualsiasi dizionario di americanistica, in cui la parola frontiera non ha il significato, non è un sinonimo di confine, di border. Quindi mentre noi chiamiamo frontiera quella linea che divide due stati, per gli americani la parola frontiera, in particolar modo per gli statunitensi, la parola frontiera non è una linea, non è un border, non è un confine. Allora, che cos'è la parola frontiera? Beh, qui ci viene in aiuto, noi l'abbiamo citato anche nell'introduzione, un famoso storico americano di fine Ottocento, Frederick Jackson Turner. Turner è un personaggio di grande interesse e lui è il cosiddetto teorico della frontiera. È significativo il fatto che Turner presenti la sua tesi sulla frontiera americana proprio nel 1893 e lo fa in un'occasione particolare, in un momento in cui la frontiera viene dichiarata chiusa, ovvero tutti i territori degli Stati Uniti si ritengono esplorati, e lo fa in un grande evento, durante un grande evento architettonico che ha un significato molto particolare per la storia dell'architettura, che è la grande esposizione di Columbiana di Chicago del 1893, che come sapete bene è stato un momento cardine per la storia dell'architettura, un momento che ha rappresentato la crisi di Sullivan e da una parte la crisi di Sullivan e da un'altra parte in qualche modo l'ascesa del nuovo astro nascente dell'architettura americana come Frank Lloyd Wright. Nell'immagine che vedete come l'immagine intitolata American Progress è un'immagine molto curiosa che rappresenta bene quello che avveniva nell'America dell'Ottocento. Al centro della scena vedete la dea Columbia, che è una dea laica, perché in mano, se guardate bene che cosa ha un libro e poi un filo. Il filo, come vedete, è il cavo del telegrafo, quindi una dea che porta progresso, e c'è tutto questo moto di gente che si sposta piano piano da est verso ovest. Dalle navi, vicino alle navi ci sono le città, partono i treni che sfrecciano lungo le praterie, la diligenza, i Pony Express, i primi pionieri che si fermano a colonizzare i terreni, più avanti i mountain men, e come vedete in quest'area qui vi sono gli animali selvaggi, i bisonti, gli indiani. Questa è l'area della frontiera, ecco, questa parte da qui in poi, ovvero un territorio appena civilizzato, quasi completamente disabitato, e la caratteristica più importante della frontiera è che è un'area, quindi non una linea, un'area a contatto con i territori selvaggi, con la wilderness, quindi con il concetto di wild. Ebbene, lì è il luogo in cui Turner diceva: l'europeo appena sceso dalla barca, l'immigrante europeo appena sceso dalla nave con i suoi vestiti all'europea, appena arriva nell'area della frontiera, è lì che diventa veramente americano, è lì che si trasforma, è lì che si lascia dietro tutte le sovrastrutture e le abitudini e le tradizioni europee, e che vive una vita nuova, completamente libera e a contatto con la natura. Ora, tutto questo concetto, questa premessa, è stato un punto di partenza per noi per capire che cosa è successo invece dopo. Ecco, se questa era l'America dell'Ottocento, questa cosa che secondo Turner è l'elemento cardine per capire l'American Mind, quindi questa voglia di spostarsi continuamente, di portare continuamente i limiti più avanti, questa cosa ci siamo chiesti,
ha avuto un significato per l'arte e l'architettura contemporanea? Ovvero, durante il Novecento, quindi a distanza di relativamente pochi anni da queste esperienze che hanno caratterizzato il nostro, che hanno caratterizzato la storia americana e che continuano a caratterizzare il nostro immaginario nei confronti degli Stati Uniti in particolar modo, hanno determinato dei cambiamenti hanno determinato qualcosa nella concezione dell'arte e dell'architettura contemporanea? Secondo noi sì, e nel numero abbiamo presentato una serie di casi studio, nel fascicolo che qui stiamo presentando, una serie di casi studio che pensiamo possono essere molto interessanti, perché abbiamo scoperto che una serie di architetti, ma anche di artisti, hanno deciso anche loro a un certo punto della loro vita, in qualche modo, di abbandonare le comodità della città e di spostarsi in territori a contatto con la wilderness, quindi a contatto con la natura selvaggia. E da qui nascono una serie di importanti esperienze di sperimentazione che hanno caratterizzato l'attività sia dei land artists, dei cosiddetti land artists, perché la land art avviene, nasce proprio negli Stati Uniti e nasce a contatto con questi territori disabitati all'interno dei deserti, all'interno delle praterie, nei territori tipici della frontiera. E quindi da una parte i land artists e dall'altra parte una serie di architetti come Paolo Soleri, Frank Lloyd Wright e anche più recentemente altre esperienze che vedremo più avanti nelle fotografie. Faremo un po' un ping pong in maniera tale da rendere anche un po' più stimolante la discussione. Faccio un passo indietro, racconto l'antefatto. La nostra ricerca nasce da un viaggio che compiamo nel 2014 da Los Angeles a Salt Lake City e da Salt Lake City in macchina fino a Yellowstone, toccando alcuni punti della frontiera. Partendo dalla ricerca, dal dottorato che Luca aveva fatto sul landscape architecture e in particolare anche sul tema della frontiera, per cui in un qualche modo questo nostro viaggio era un lento avvicinarsi alla frontiera, attraversandola e guardandola con gli occhi di oggi, quindi cercare di comprendere come la frontiera si era trasformata nel tempo e come il nostro immaginario mentale, dato dall'apparato iconografico che entrambi separatamente ci eravamo costruiti, in un qualche modo il nostro viaggio lo verificava e oppure non lo verificava. Racconto questo perché il modo in cui noi approcciamo alla critica, alla storia dell'architettura è quello dell'azione diretta sul campo, del poter agire e studiare dei fenomeni solo vivendoli, solo attraversandoli. E l'elemento che nelle nostre discussioni emergeva era appunto questa necessità di capire innanzitutto il perché vengono eletti alcuni luoghi come luoghi dove poter sperimentare, perché la frontiera è un luogo dove si possono fare delle cose che in altri luoghi dell'America non è possibile fare. E quindi recuperare questo rapporto antico tra l'uomo e la natura attraverso una serie di esperienze che a partire dagli anni 30, Frank Lloyd Wright, fino agli anni 60, i primi lavori in questo caso Michael Heitzer nel Virgin River Mesa in Nevada, che fa il suo famoso double negative, fino a una sorta di ritorno alla frontiera e quindi di rivivere, rioccupare quel senso di selvaggità in qualche modo, che oggi almeno in una parte degli Stati Uniti, quella che noi abbiamo indagato in modo particolare, Nevada, Arizona e California, è tornata ad essere come se ci fosse una necessità di fuggire dalla metropoli,
caos della metropoli per riacquisire un nuovo rapporto con la natura. E questo è supportato da una frase di un collezionista d'arte di base a Los Angeles, Jerry Son, che nell'intervista che noi gli abbiamo fatto, alla fine dell'intervista, quello che è il suo sentimento verso la frontiera, oltre a definirsi un po' un neopioniere della frontiera, è quello di poter vivere all'aperto e di poter condividere questa sua vita all'aperto con i rattlesnake e con i coyote, cioè con i serpenti a sonagli e con i coyote. E ovviamente questo crea un attimo un punto critico, no? Perché se da una parte c'è un personaggio che comunque è al di sopra della media per interessi e per economie, dall'altra ci sono anche situazioni come una dei casi studio che abbiamo indagato, ovvero Pioneer Town, cioè di una città fondata da e costruita da un attore di film western, Gene Autry, che negli anni 60 costruisce questa città, appunto dal nome evocativo Pioneer Town, per realizzare le serie TV a tema western, che oggi si sta ripopolando. E quindi è stato un altro segnale di come non solo due europei, tra virgolette, romantici, riguardano al pari di quello che aveva fatto Bunham da buon inglese negli anni 60-70, da Los Angeles fino ai deserti, e quindi cercare di mettere in serie queste sperimentazioni che si basavano esclusivamente su una sorta di gestualità. Ma se da un lato abbiamo appunto il lavoro dei land artisti, come nel caso di Heitzer, che operano uno scavo nella terra, ricordiamoci che gli artisti in quel periodo abbandonano le gallerie per riscoprire, un po' come avevano fatto gli impressionisti dell'Ottocento, no? Di uscire fuori dallo studio e di andare a dipingere al plein air. È un po' la stessa cosa che gli artisti fanno, rompono il muro della galleria per uscire fuori. E nella maggior parte dei casi, fatto salvo per Heitzer e pochi altri, sono quasi tutti artisti della East Coast che vanno nella West Coast a fare le loro opere. E quindi questo tipo di approccio alla frontiera mette in evidenza alcune relazioni con l'architettura, esemplificate da due parole, quella della dimensione e quella della scala. C'è anche un'altra questione che riguarda anche in qualche modo il modo in cui questi lavori vengono denominati, no? Per cui il nostro appartenenza a una cultura europea ed italiana fa sì che si crei un punto di vista diverso rispetto a quello che è definito scultura, come nel caso degli artisti, che per noi europei ha un significato molto diverso, che è la scultura nello spazio pubblico. E quindi ha fatto sì, ad esempio nel mio caso, di cercare di formulare una nuova parola legata a definire che cosa sono questi spazi, che non sono delle sculture, ma sono delle architetture della terra. Io le ho chiamate delle earth architecture, parafrasando un po' il termine earthworks, perché in fondo i land artisti hanno una grande capacità, diciamo formale molte delle volte, piuttosto che teorica, di fare spazio, nello stesso modo in cui Paolo Soler e Frank Lloyd Wright, oltre alla capacità di fare spazio, hanno anche un progetto, un pensiero teorico. Questa è un'immagine di un famoso lavoro di Robert Smithson, forse il più interessante dei land artisti, perché è il meno interessato alla forma, ma è quello più interessato al concetto dell'entropia, quindi che poi alla fine tutto ritorna. E in un qualche modo, quando lui fa Spiral Jetty, questa grande spirale di sassi che viene realizzata su invito del gallerista Virginia Drown alla fine degli anni 60, nel Great Salt Lake, a qualche poca distanza, diciamo, da Salt Lake City,
Smithson intanto fa delle operazioni che sono molto simili a quelle degli architetti, cioè di esplorare il luogo e di cercare di capire quali sono i punti più adatti per fare la sua opera. In queste immagini tratte da Google Earth si capisce come questo gesto quasi primordiale di costruire una spirale, quindi in qualche modo una forma organica, nel momento in cui noi poi siamo arrivati sul sito, ci siamo resi conto di come questa non sia più un'opera, ma che sia diventata parte della natura stessa. E per cui il lavoro di Smithson, in qualche modo, rispetto al suo concetto, alla definizione di entropia, ritorna. Ecco, questa è un'immagine fatta dall'artista italiano Gianni Pettola, che nei primi anni 70, 72, si trova a Salt Lake City per una residenza alla scuola di architettura, e dove incontra Robert Smithson insieme a due grandi della storia dell'arte, Lawrence Alloway e Tom Cass, proprio vedete la differenza della spiral jetty, che è sommersa completamente dall'acqua del lago in una situazione invernale, diversamente dalle mie fotografie che invece risalgono a una situazione di fine estate, inizio autunno. Se da una parte noi abbiamo questa necessità di mettere al centro due parole, frontiera e sperimentazione, abbiamo anche un'altra necessità, che è quella di lavorare su delle analogie, non solo formali ma anche teoriche, sul rapporto che ci può essere tra questi lavori, queste ricerche e il lavoro degli architetti, e cercare di capire come mai un architetto decide di andare a agire in un contesto selvaggio come quello della frontiera. C'è da dire che quando ci siamo recati a Spero Getti, ancora oggi quello è un posto disabitato. Noi abbiamo percorso almeno un'ora di macchina su una strada sterrata prima di arrivare a Spero Getti, in cui, in un luogo completamente privo di indicazioni, in cui addirittura il nostro GPS ci diceva che stavamo viaggiando nel nulla. E quindi questo per capire come sono dei luoghi che sono stati scelti appositamente per uno stretto contatto con la natura da questi artisti. E devo dire che io ho provato una sensazione molto particolare guardando questo tipo di lavori, quasi la sensazione che l'arte museale, come diceva prima Emanuele, l'arte che sta dentro le gallerie d'arte, fosse qualcosa di antico, perché lì davvero ci siamo trovati davanti a un'esperienza completamente nuova, una cosa che un tipo di opere che di opere di operazione che in Europa non c'è, perché in Europa non abbiamo questo tipo di paesaggio, questo tipo di territorio completamente disabitato, in cui la natura assume un dominio assoluto. E questo luogo esercita un grandissimo fascino sin dall'Ottocento, sin da quel periodo in cui abbiamo visto prima, rappresentato dal quadro di John Gusty, in cui praticamente le persone vanno non solo per trovare fortuna, ma soprattutto per affermare se stesse, per sentirsi veramente americani. E vedete come praticamente gli strumenti dell'artista cambiano, il pennello viene sostituito dal bulldozer, appunto la scultura viene sostituita da uno spazio che è scavato o dentro il terreno oppure ricavato, come nel caso di James Turrell, che con il suo Roden Crater, un'opera che in qualche modo è ancora oggi in costruzione, lavora secondo un particolare rapporto tra opera d'arte costruita e paesaggio. Infatti Turrell acquisisce questo,
territorio questo Roden Crater e sin dall'inizio degli anni 70 incomincia piano piano a modificare il territorio per farlo diventare una grande opera d'arte. E all'interno di Roden Crater costruisce una serie di stanze, di ambienti. Tra l'altro qui abbiamo delle fotografie che ci ha cortesemente lasciato il professor De Rosa, e in cui vediamo come l'artista lavori col tema della percezione, e c'è un lavoro di scambio tra la luce esterna e questi spazi che l'artista crea all'interno. Quest'opera, questo Roden Crater, diventa una sorta di osservatorio ipogeo che si relaziona con il cielo e con il territorio circostante. Ma come vedete, la particolarità di queste opere, da Heitzer passando per Smithson e arrivando fino a Turell, vedete come praticamente in realtà si tratti di una sorta di architetture più che di sculture. Veramente ci troviamo di fronte a qualcosa di inedito che solo gli spazi della frontiera hanno permesso di poter sperimentare, di poter attuare. Tra l'altro, nel caso di Turell si notano anche analogie con le piramidi egizie, perché lui costruisce proprio delle camere della visione dove potersi relazionare con il cielo. C'è tra l'altro un bellissimo documentario prodotto dal Centre Pompidou che racconta la genesi iniziale del Roden Crater, dove con l'aereo Turell sorvola il Paint Desert fino ad arrivare al cratere di questo vulcano, e dove c'è questa bellissima immagine di un indiano Hopi e di Turell che si incontrano dentro al cratere e si sdraiano e guardano il cielo. E infatti questa analogia, appunto, questa è un'immagine della piramide di Cheope del 2560 avanti Cristo, dove appunto c'è questa idea del rapporto col cosmo, che in un qualche modo poi torna anche nella cosmologia che teorizza Soleil. Quindi c'è un legame anche con, appunto, sempre il rapporto tra interno ed esterno e il modo in cui la luce cambia durante, quindi cambia anche la percezione e il modo di vivere quello spazio. E ovviamente il richiamo è anche all'osservatorio astronomico di Jaipur in India, che è un altro elemento di connessione con alcune cupole che Soleil realizza da Arcosanti. Ma la figura da cui noi siamo partiti per questa ricerca è quella di Frank Lloyd Wright, che a un certo punto della sua vita, alla fine degli anni 20, decide di trasferirsi in Arizona, in un piccolo villaggio fondato da un medico, dove appunto inizia questa nostra storia. Sì, all'interno del numero io ho documentato in maniera piuttosto dettagliata l'avvicinamento di Frank Lloyd Wright a questa wilderness della frontiera, in particolar modo al deserto, un luogo dove Wright stabilisce in qualche modo un sodalizio che rimarrà vivo per il corso di tutta la sua vita. Il primo approccio di Wright con il deserto avviene nel 1924, avviene in un momento particolare della vita di Wright, un momento di grande crisi professionale e un momento in cui stava risolvendo anche una vita amorosa particolarmente travagliata un momento in cui Wright inizia a sviluppare anche un profondo odio nei confronti della città, rispecchiando quasi lo stereotipo tipico dell'intellettuale americano, l'intellettuale trascendentalista. Quindi faccio riferimento all'ipotesi di Thoreau, di Emerson, ma anche pensate un po' alle poesie di Whitman, questo pensiero che nasce proprio durante gli anni della frontiera dell'Ottocento, che glorifica la natura e fa sì in qualche modo che
ogni vero intellettuale americano, ogni vero americano stabilisca un rapporto molto particolare con la natura e in qualche modo un rapporto di avversione nei confronti della città. Questo sin dai tempi di Jefferson. E Wright, grazie al signor Johnson, un ricco presidente di una compagnia di assicurazioni, un giorno compì un lungo viaggio all'interno della Death Valley in California, in cui questo signor Johnson aveva delle proprietà, e in macchina, correndo in macchina lungo questi paesaggi desertici, Wright rimane assolutamente impressionato. E rimane così impressionato che si propone subito di realizzare dei progetti per il signor Johnson e schizza velocemente su alcune fotografie l'ipotesi da mettere in atto. Tra l'altro queste sono due foto molto belle, non le trovate all'interno della rivista, però è raccontato dettagliatamente tutto questo lavoro di ricerca che Wright compie. E la cosa curiosa è che proprio in questo momento Wright conosce anche degli strani personaggi, per esempio il socio del signor Johnson, che è un personaggio si trovava lì alla ricerca dell'oro, aveva lavorato con Buffalo Bill, partecipando, voi sapete che Buffalo Bill diventa molto famoso per questo suo, diciamo, potremmo chiamare circo, un po' per rendere l'idea, questo spettacolo che realizzava, spettacolo itinerante che realizzava in tutte le città americane, ma anche addirittura in Europa, è arrivato anche in Italia, sì, dove ci fu la famosa sfida con gli allevatori di cavalli della Toscana, che una persona come Buffalo Bill è importante per capire come questo tema della frontiera, della wilderness, tutti questi temi della natura americana vengono portati in giro per la città e diventano un'eredità morale degli Stati Uniti. E Wright, appunto, lavorando un po' con questi personaggi, rimarrà molto affascinato dal tema del deserto, tanto che appunto alcuni anni dopo, incontrando Alexander Chandler, appunto un medico di origini canadese che aveva un sogno, un grandissimo sogno, quello di realizzare un albergo nel deserto, un albergo che Wright chiamerà San Marcos in the Desert, e per questo albergo Wright vive un'esperienza molto particolare, perché per progettare questo albergo Wright, pensate un po' cosa fa, abbandona Taliesin nel Wisconsin, il suo studio professionale nel Wisconsin, si trasferisce con i suoi collaboratori nel deserto, costruisce un accampamento e quindi a pochissima distanza dal luogo in cui sarebbe dovuto nascere, doveva essere costruito l'albergo, decide di vivere il luogo e assieme ai propri collaboratori progettare questo albergo. Ma non solo progetterà l'albergo, ma progetterà anche l'accampamento, un accampamento che è il primo vero edificio, in qualche modo, per quanto effimero, che Wright realizza nel deserto. E all'interno della rivista trovate una documentazione abbastanza fitta di questo edificio, oltre naturalmente alla descrizione di tutto quello che vi sto un po' raccontando, sintetizzando adesso a voce. E come vedete, pur essendo in mezzo al deserto, Wright era un grande collezionista di auto da corsa, si fa anche fotografare vicino al suo accampamento, in cui aveva perfino previsto i parcheggi per le automobili, aveva dotato questo campo in qualche modo di tutti i comfort, organizzando
una sorta di focolare al centro dell'accampamento, una serie di capanne che erano destinate ai suoi collaboratori, un piccolo studio, una capanna dove si riunivano i suoi collaboratori per disegnare, un soggiorno con una camera per gli ospiti in cui Wright riceveva Chandler e le altre persone che conosceva quando era lì in Arizona. E come vedete l'accampamento è circondato da una recinzione che viene realizzata con tavole, semplici tavole inchiodate che sottolineano l'andamento orizzontale, l'orizzontalità di questo territorio, che hanno uno scopo ben preciso, quello di tenere i serpenti assonagli lontani dall'accampamento. Tant'è che poi poco tempo dopo, quando con la crisi del 1929 e il crollo definitivo di tutte le speranze del signor Chandler di realizzare questo albergo, Wright abbandona il suo accampamento e rimarrà questo sogno interrotto. Come vedete i materiali erano estremamente semplici, Wright stesso che realizza questo accampamento assieme ai suoi collaboratori, arrivano a Chandler, la prima cosa che fanno è ordinare il legname, lo fanno portare sul luogo e addirittura le prime notti si accampano senza neanche le tende. E come vedete questo piccolo accampamento in realtà richiama un po' l'idea della tenda, la tenda nomade, quindi anche Wright all'interno della sua camera, non so se ho inserito l'immagine poco dopo, no, va bene, all'interno della sua tenda, no, non l'ho messa, all'interno della sua tenda esporrà delle opere di arte indiana e addirittura farà in modo di farsi fotografare con un telefono all'interno di questo accampamento, pensato un telefono che aveva fatto portare appunto nel 1928 e nel 1929 in mezzo al deserto per essere comunque in contatto con il mondo, per far capire che anche in mezzo al deserto c'era modo di esprimere, c'era la possibilità di esprimere un linguaggio architettonico assolutamente contemporaneo, ed è lì che stava nascendo proprio nel deserto un'esperienza assolutamente innovativa. Wright naturalmente scriverà delle pagine molto belle anche dedicate a questo accampamento all'interno della sua autobiografia e lo lascerà con molto rammarico. Questa è un'opera, appunto, vi dicevo, che abbiamo documentato anche perché risulta poco conosciuta rispetto e poco affrontata rispetto alle altre grandi esperienze del deserto di Frank Lloyd Wright, ed è proprio ad Ocatillo che nasce l'idea di continuare a svolgere questa esperienza in un territorio a contatto con la wilderness, ed è proprio dopo l'esperienza di Ocatillo che Wright decide di iniziare ad elaborare l'idea di uno studio invernale nel deserto in Arizona, e appunto è qui che nasce l'idea di Taliesin West, del famoso studio di Taliesin West. Quindi questo è un po' il motivo perché abbiamo documentato questo progetto. E questo che vedete nelle immagini invece è il San Marcos in the Desert, un affascinante progetto che purtroppo rimane irrealizzato, in cui Wright porta avanti anche, cerca di sviluppare una serie di tecniche costruttive assolutamente innovative, tecniche che richiamano un po' la produzione hollywoodiana dei primi anni 20, in cui praticamente Wright ha l'idea di incorporare la luce all'interno della muratura, realizzando dei particolari blocchi prefabbricati di calcestruzzo armato, traforati in maniera tale che il muro potesse diventare un qualcosa di permeabile alla luce, quindi una grande innovazione. Mentre dopo queste prime sperimentazioni, proprio nel deserto, che avrà un'altra grande invenzione tecnologica, che sarà la muratura del deserto, ovvero quel particolare accorgimento che Wright realizzerà per realizzare le murature del suo studio di Taliesin, ovvero delle rocce prese sul luogo, inserite all'interno di cassaformi di legno,
e con una colatura di calcestruzzo lasciata all'interno. Questo conferiva alla muratura un carattere estremamente grezzo, ma conferiva anche un particolare segno di appartenenza al luogo, un segno di appartenenza al luogo che interpreta proprio sulla scorta di queste esperienze di Wright anche un architetto di cui Emanuele Piccardo se ne è occupato a lungo e che abbiamo anche documentato all'interno del numero grazie alle fotografie elaborate da Emanuele e grazie anche alle gentili concessioni della Fondazione Arcosanti che ci ha permesso appunto di pubblicare altri importanti materiali di cui appunto ora Emanuele ci parla un pochino. Tra l'altro tutto il materiale pubblicato delle quest'opera di Wright è stato possibile proprio perché tutto l'archivio di Wright è riprodotto fotograficamente presso il Getty Research Institute di Los Angeles, dove io sono stato nel 2015 e dove ho potuto selezionare e vedere le fotografie che poi successivamente abbiamo chiesto alla Wright Foundation. E a New York, perché poi l'archivio è stato spostato a New York, quindi ci sono stati... Questo per farvi capire che questa è una ricerca che è durata 2 anni, che è ancora in corso, non è finita. Questo è un primo assaggio, perché noi stiamo lavorando a un libro, a una mostra, ma era necessario per noi, dopo 2 anni di riflessioni, arrivare a pubblicare una parte di quello che era la nostra ricerca. Paolo Soleri lascia l'Italia nel 1946, al pari di un altro grande architetto italiano, Nina Bobardi, che va invece in Brasile, e va a lavorare da Wright. Va a lavorare da Wright nel deserto d'Arizona, nei sobborghi di Phoenix, a Taliesin West, e inizia a impregnarsi di sole e di deserto e decide che Wright, diciamo, è un momento di conflitto tra Soleri e Wright, perché Wright incarna appieno l'American Dream, l'idea della civiltà, della società basata sull'uso della macchina, e invece Soleri ha un'idea di architettura molto più legata all'età preindustriale, quindi sull'uso dell'agricoltura e sulla miniaturizzazione, e coniò una parola che si chiama Arcology, che è l'acronimo di Architecture and Ecology. A qualche centinaia di miglia da Phoenix costruisce una sua idea di città che chiama Arcosanti, che è un gioco di parole, perché negli anni 50 realizza Cosanti, che è un altro sobborgo, un sobborgo sempre di Phoenix, che vuol dire cosa anti, cioè cosa prima, e Arcosanti sarebbe l'arcologia di Cosanti, cioè una cosa un po' articolata ma che fa capire anche il... Soleri teorizza questo concetto della miniaturizzazione, ossia dello sviluppo della città in verticale per lasciare più spazio all'agricoltura, attraverso una serie di linguaggi molto eclettici che vanno dall'arco e la volta costruiti, prefabbricati in cemento e diciamo affrescati tra virgolette alla maniera delle pitture rupestre italiane o delle pitture degli indiani, dei nativi, e contemporaneamente fa sì che le sue architetture consentano di essere sempre in stretto contatto con il deserto. È un interno ma è un esterno contemporaneamente, non si è mai chiusi. E quello che io poi ho notato rispetto a Wright, che Wright in fondo nel deserto costruisce come se fosse una sua casa, e questo rapporto con il deserto è sempre molto filtrato, mentre Soleri è un rapporto più diretto, dato anche dal fatto di usare il cemento con dei pigmenti che sono molto più vicini alla terra. Ovviamente questa idea del rapporto con il cosmo viene enfatizzata dall'uso della forma della cupola, che riprende l'idea del, appunto, della cupola celeste dell'universo. Precedentemente, appunto, dicevo, costruisce la sua prima sperimentazione, che forse anche più interessante, di Cosanti, dove proprio a metà degli anni 50, per quasi 20 anni,
quindi sfruttando anche il fenomeno hippie, costruisce liberamente e sperimenta liberamente il cemento in questo insediamento, di cui uno degli elementi interessanti è la Earth House, che vedete nella fotografia, che è una casa semi-ipogea, scavata e costruita interamente in cemento, con all'interno una specie di cammino che diventa un elemento portante. E inizia questa sperimentazione delle cupole che lui trae dalla sua esperienza italiana con il ceramista Vincenzo Solimene a Vietri sul Mare, perché queste cupole vengono realizzate facendo una montagna di terra, costruendo praticamente il negativo. La montagna di terra viene usata come una specie di sesta, dopodiché viene fatta la colata di cemento, viene una volta seccata, asciugata, viene tolta la montagna di terra e rimane la forma. Non molto diverso da quello che Nivola qualche anno prima fa a New York con i suoi famosi sandcast, d'altronde questi lui li chiama sandcast, per cui c'è anche questo tipo di analogia. Ma la frontiera è anche un luogo abitato da personaggi autoctoni e personaggi invece che la attraversano, un po' bizzarri. E nei dialoghi che si hanno con gli intellettuali americani, quello che è capitato nella mia esperienza personale è che quando si parla della nostra fascinazione per il deserto, la risposta è: ma siete pazzi, siete i soliti europei, lì è un posto solo di alcolisti, di delinquenti, in cui nel deserto si rifugiano tutti, diciamo in qualche modo gli scarti della società. E quindi appunto il deserto e questo tema dello spazio, quindi nel delegare nel grado della massa dello spazio tutta una serie di tra virgolette minoranze culturali, è quello che anche un sociologo italiano Emiliano Lago, in un suo libro La frontiera contro la metropoli, ha evidenziato molto bene, mettendo in risalto proprio come a partire dalle teorie di Manford, no, ci sia questa intenzione di spostare, diciamo, le questioni più problematiche nel grande vuoto, nel grande spazio, perché appunto non si genera conflitto. E come vedete, noi troviamo che la frontiera e questi luoghi invece siano dotati di grande ironia, e come noi lo ritenevano anche un po' questi strani pittoreschi personaggi che è possibile trovare nelle documentazioni fotografiche d'epoca. Ma come vedete non è solo un luogo in cui, cioè, come dire, esprimere la propria bizzarria, la propria stravaganza, ma anche come dire, un luogo dove lo storico dell'architettura Rainer Banham, proprio in un momento in cui si trova a contatto con questi grandi spazi, trova la libertà di potersi far fotografare su questa piccola bicicletta durante appunto il suo periodo di viaggio, durante la preparazione del suo famoso libro American Scene, appunto dedicato in italiano come tradotto scene in America, deserti americani, in italiano ha il titolo di Deserti americani. E proprio Banham, a proposito di Reich e di Soleri, parla di The Mesa Messia, il Messia della Mesa, in un articolo per un settimanale inglese nel maggio del 77, noi abbiamo ripubblicato grazie appunto ad Amit Wolf che ce l'ha trovato al Getty Research Institute, dove lui già teorizza questa idea, no, del lavoro di Soleri, un po' diciamo, dove Banham subisce la fascinazione dell'uomo, ma che lo definisce un po' come un luogo generato da un messia Soleri a metà tra un caro mediterraneo e un'architettura, insomma. Ma il West è anche quello che ci viene raccontato dal cinema, e sicuramente il pioniere del cinema che racconta meglio di altri e con una grande capacità di sintesi il West è John Ford. Questo implica che il nostro lavoro, che abbiamo in parte svelato nel numero, non è alquanto finito, perché è come una sorta di
antipasto a un lavoro che si sta incrementando di giorno in giorno e che alcuni temi sono stati toccati, evocati, ma non approfonditi, perché abbiamo una necessità di non scoprirci troppo e perché dobbiamo ancora lavorare. E qui il tema del cinema è un tema di grande interesse, perché il West diventa un soggetto non solo per il cinema del dopoguerra, ma anche per il contemporaneo. Famosissimo il Fort Apache di John Ford, girato nella Monument Valley, ma altrettanto famoso è Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni, girato proprio a Zabriskie Point, due anni dopo la contestazione del 68 in Europa, le contestazioni in America alla guerra in Vietnam, e quindi questa storia di, ancora una volta, di due giovani che decidono di lasciare il clima infuocato delle contestazioni per rifugiarsi in uno spazio vuoto, nella frontiera, e in particolare in questo luogo, Zabriskie Point, che prende il nome da colui che lo ha scoperto e che ha fatto sì che si generasse il turismo in Madeira. E qui vedete Antonioni sul set. Ovviamente queste immagini tratte da Zabriskie Point mettono in evidenza i due personaggi, tra l'altro l'attrice, la protagonista femminile è Daria Oprin, che è figlia d'arte, perché è figlia dell'inventrice della performing art, cioè Anna Oprin, e del paesaggista dell'Landscape Artist Lawrence Oprin. Dico questo perché a metà degli anni 60 ci sono i San Francisco Workshop che Anna Oprin fa, dove partecipano alcuni poi dei protagonisti dell'architettura radicale americana come gli Antifa. E questa è la famosa scena, diciamo, di sesso collettivo in qualche modo, dove i protagonisti sono i corpi nudi completamente in questo binomio tra la terra, il paesaggio e l'aspetto identitario. E sempre in anni più vicini a noi, Wim Wenders gira a Paris, Texas, dove appunto c'è ancora questo tema della gestualità, no? Dell'attraversamento, un po' come il Frontier Man o il Mountain Man di cui raccontava Luca all'inizio. Ma questo teatro della frontiera è anche un luogo di sperimentazione visiva che attuano i fotografi. Richard Misrach, nel suo lavoro Desert Cantos, racconta alcuni aspetti legati alla frontiera, al pari di un altro grande fotografo americano, Leifred Lander, che tra l'Arizona e il New Mexico, The Desert Scene, in modo ironico, alla sua maniera, no? Si ritrae il suo self-portrait all'interno dei cespugli e ritrae appunto la complessità del deserto. Ma la nostra frontiera è anche un territorio di conquista e di liberazione dalle convenzioni, e questo è il motivo per cui nasce nel 65-66 Drop City, che è una comune fatta da una serie di artisti, filmmaker, pittori, in un qualche modo legati, se non si può dire allievi di Fuller, perché in realtà Fuller l'hanno incontrato, però diciamo hanno dei allievi ideali di Fuller, e che hanno realizzato questa comune che è stata poi distrutta, Denver, Colorado, utilizzando materiali di riciclo. E questo è proprio evidente in questa immagine. Materiali di riciclo sono i cofani delle auto, sono addirittura le finestre e le porte per costruire questi geodi che richiamano i progetti che Fuller aveva fatto. Qui un attimo per sdrammatizzare, prima ricordavamo con Emanuele un piccolo episodio che ci è capitato. Noi abbiamo realizzato un'intervista a uno dei fondatori di Drop City. I fondatori di Drop City, come accennava anche Emanuele, erano dei hippie, dei giovani ragazzi che frequentavano l'Università del Colorado a Denver,
e rimangono letteralmente folgorati da una conferenza di Buckminster Fuller, e non solo una conferenza di Buckminster Fuller, ma poi anche alle ipotesi del grande inventore Steve Barr. Insomma, decidono di, nello spirito della controcultura americana di quegli anni, decidono anche loro di abbandonare la città per costruirsi una propria città, quella che chiamano Drop City. Drop City, il titolo, questo nome della città viene dato appunto da Clark Rickert, che sperimenta la tecnica del drop painting, un po' che è una tecnica, per capirci, simile a quella utilizzata da Jackson Pollock. E qui all'interno di questa città si riuniscono, comprano i terreni, costruiscono queste cupole ispirate alle teorie di Fuller, e la cosa veramente curiosa, intelligente, con 40 anni di anticipo sull'affermazione delle teorie della sostenibilità, del riciclo, loro mettono in atto appunto l'idea di poter riutilizzare i materiali di uso comune, appunto come i rifiuti, riutilizzarli per la costruzione. E alla costruzione applicano anche delle innovative per l'epoca tecniche sperimentali, per esempio come i pannelli solari, cosa che abbiamo una bellissima foto che documenta questi pannelli solari primitivi che questi ragazzi realizzano. E all'interno di queste cupole, di questo villaggio, vivono una vita libera, una vita da hippie. E la nota curiosa, l'aneddoto che volevo raccontarvi, è che noi in un primo momento non ci eravamo rivolti a Clark Rickert, ma c'eravamo rivolti alla persona sbagliata. C'eravamo rivolti alla persona sbagliata, diciamo così, ma uno degli altri protagonisti di questa comune, che si chiama Gini Pernoschi, che poi è il cognome, probabilmente anche una costruzione, perché è Barn of Sky, quindi una persona che vuole incendiare il cielo. E l'abbiamo capito quando praticamente ha incominciato a minacciarci, dicendo che se ci fossimo presentati lì da lui ci avrebbe sparato con il fucile, quindi abbiamo immediatamente rinunciato, mentre poi abbiamo incontrato Clark Rickert, che è stato molto più gentile, molto felice di concederci questa intervista e raccontarci come era nata al comune. E guardate, è una nota curiosa, cioè lo diciamo veramente sorridendo oggi, ma non era questa una stravaganza del personaggio, ma è cosa nota che anche Michael Heitzer abbia un fucile di precisione per evitare che persone si avvicinino al suo ultimo grande earthwork, che è ancora in costruzione, che è il luogo in cui abita, che si chiama City, uno dei suoi lavori. All'inizio avete visto il double negative, quel grande taglio realizzato nel deserto con il bulldozer. City invece siamo tutti veramente curiosi di vedere cosa sarà, perché l'artista ha rilasciato solo 5-6 fotografie che la Galleria Vergose gentilmente ci ha donato, che noi non abbiamo pubblicato in questo numero, perché, come diceva anche Emanuele, è un lavoro in corso e prossimamente vedrete come questa ricerca confluirà in un'altra pubblicazione molto più ampia, in cui documenteremo anche altri artisti come Christo, che anche lui lavora molto nei deserti americani durante gli anni 60-70. Quindi questo per dirvi che la nota del fucile, diciamo, ci aveva anche un pochino preoccupato, visto che non era Bernoschi, non era il solo personaggio ad utilizzarlo, insomma, ecco. Quindi in questo continuo lavoro di ricerca e di mettere insieme questi tasselli, abbiamo scoperto che Arate Suzaki, dal 2006 al 2011, proprio a Pioneer Town, nel Joshua Tree National Park, realizza per il collezionista d'arte Jerry Sondi, che citavo prima, la necessità di vivere all'aria aperta, una serie di padiglioni che chiama appunto Orizzonte Oscuro. Sono padiglioni in cemento che servono proprio per consentire la vita all'aria aperta e che in un qualche modo ci dimostrano come ci sia questo interesse e intenzione ancora oggi di colonizzare la frontiera in forme diverse,
non più con la tenda, ma con delle piccole strutture, chiamiamole temporanee, diciamo così, che anche una parte che non abbiamo mostrato, come ad esempio gli shelter che vengono costruiti all'epoca dagli allievi di Wright a Taliesin West, che tuttora vengono usati per le fellowship proprio Taliesin, continuano a costruire, o sempre gli shelter che la Utah School of Architecture costruisce nel deserto dello Utah, per cui abbiamo individuato questa situazione e abbiamo cercato di raccontarla attraverso le immagini di Yuan Ban e soprattutto attraverso l'intervista a Jerry Sohn. All'interno del numero, oltre all'intervista a Jerry Sohn, che è il proprietario di questi piccoli padiglioncini realizzati, progettati da Arata Isozaki, troverete anche nella rivista un articolo, un testo che Arata Isozaki ci ha gentilmente concesso. Quindi abbiamo cercato di costruire un numero anche ricco e l'esperienza di Isozaki ci è sembrata significativa anche per introdurre un punto di vista diverso, una persona che viene dall'Oriente e che si ritrova anche lui immerso in questo strano mondo di persone che vogliono vivere a contatto con la natura. Infatti Jerry Sohn, oltre a essere un collezionista d'arte contemporanea, amico di Arata Isozaki e così via, appunto ha questo strano vizio di voler dormire di notte nel deserto, solo che il pericolo appunto sono i serpenti assonagli, i coyote e così via, quindi ha chiesto ad Arata Isozaki di realizzare questi padiglioncini in cui potersi proteggere un pochino mettendo una tenda, mettendo dei piccoli elementi dove potersi sedere, stazionare e godere appunto della vista del paesaggio. E sempre nella stessa area di Pioneer Town, Linda Talman, che è un architetto basato a Los Angeles, che lavora sul tema della modularità, della temporaneità delle sue architetture, realizza una serie di piccole architetture. In questo caso noi abbiamo selezionato un piccolo studio che lei si costruisce lì per disegnare e pensare, dove ancora una volta c'è questa idea di colonizzare un luogo selvaggio e quindi di recuperare proprio un rapporto ancestrale con la natura. Sempre nella stessa realtà, una designer, Magdalene Boyd Wilson, realizza anche qui, in un qualche modo citando Fuller, ma in una versione più vernacolare, più bassa, realizzando questa Dragonfly Desert Retreat che lei affitta attraverso Airbnb e che diventa appunto la frontiera, diventa anche un luogo non solo da attraversare, non solo da vivere, ma anche da usare come luogo per vacanza. E questo ci sembrava interessante perché spostava ancora il discorso verso le nuove modalità di abitare i territori. E qui nell'effetto finale vedete anche come ci sia un tentativo di mimesi con il contesto. E ovviamente quello che noi cercheremo di raccontare nelle nostre prossime evoluzioni della ricerca non sarà solo questo aspetto, come dire, tra virgolette romantico, anche se in un certo punto è romantico, ma anche di come la frontiera sia stata usata nel tempo per sperimentazioni di altra natura, come quelle militari in particolare, o come ad esempio l'uso della frontiera come uno spazio, come un grande archivio, come è il caso di un sito, mi pare in Pennsylvania, in una excava al cui interno, nel sottosuolo, è posizionato il più grande archivio di immagini, che si chiama Corbis, e dove anche, no, è Getty, il più grande. Adesso. E dove sono collocati anche gli archivi delle major cinematografiche. Quindi la frontiera è veramente uno spazio dove possono accadere tante cose,
gli architetti possono sperimentare la loro idea di architettura, gli artisti possono anche loro sperimentare la loro idea di arte fuori dalla galleria e fuori dal museo, anche se poi ci sono anche questioni etiche che è necessario porsi, perché Rodin Crater è costato finora 25 milioni di dollari e è durato dal 74 a oggi, non è ancora finito. Quindi c'è anche il fattore tempo, che se per quanto riguarda Wright e Soleil, più Wright che Soleil, il tempo ha significato una data precisa di inizio e di fine di un'esperienza, negli altri casi è quasi, diciamo, è molto aperta, e comunque da europei forse è l'aspetto che ci mette più in crisi. La domanda che ci siamo spesso fatto spesso è: ma come avrebbero reagito gli europei degli anni 60 a delle opere di Land Art in un clima culturale e politico come quello europeo, dove il conflitto era sempre molto alto nei confronti di opere che potevano sembrare effimere, no? Rispetto alle istanze che la società europea, dico italiana e francese in modo particolare, con le contestazioni del 68, la nascita dei vari gruppi radicali in Italia, in Francia almeno, con un doppio gruppo, con quelli che andavano a vivere nei gonfiabili, poteva suscitare un atteggiamento estremamente formale e finanziato dai grandi mecenati dell'arte. Quindi, come dire, come anche l'importanza che hanno avuto i fotografi e i pittori nel formare l'iconografia e l'immaginario della frontiera, perché è un aspetto che noi in questo numero non abbiamo trattato, ma che è importantissimo al pari della letteratura, di tutta una serie di approcci che determinano la frontiera, e soprattutto guardare la frontiera con gli occhi di oggi, non con un senso di nostalgia verso la frontiera, ma di leggere, no, come la frontiera oggi. E la domanda che ci siamo fatti è: ma questo luogo è ancora frontiera o non lo è più? E questa cosa è venuta fuori proprio a Spiraggetti, perché a Spiraggetti ci siamo detti che è ancora un luogo dove esiste la frontiera, mentre altri luoghi storici della frontiera e conosciuti, diciamo, come si sono trasformati e non hanno più quella caratteristica, ma non per questo, diciamo, almeno dal punto di vista fotografico, non si possono raccontare. Bene, io credo che gli input che abbiamo dato sono abbastanza, e cioè vi inviterei voi a partecipare al dibattito e a stimolarci anche con delle domande provocatorie per capire un po', per approfondire un po' la nostra tesi, oppure per contestarla. Quindi il dibattito direi che è aperto. Sicuramente spero, mi auguro che ci siano questioni che vi abbiano coinvolto, qualche curiosità che volete sapere. Noi, diciamo, siamo qui. Okay. Intanto grazie per questa bella carrellata, è un tema molto interessante. Inizio a dire che se ci fosse un antropologo in questa stanza sarei molto arrabbiato, perché questa vostra impostazione lascia fuori un aspetto assolutamente decisivo e anche estremamente problematico, questo termine blueprint selvaggio. Perché, come sappiamo, un Chaco Canyon è stato abitato dall'anno 1000 e che l'America, questa zona del sud-ovest, non a caso Scalina ha scritto, cioè, era abitatissima da gente del popolo americano. E non a caso Richard Neufeld, quando scrisse About America negli anni 30, ha detto: la vera America è lì. Quindi questo è il vostro sguardo, è intanto assolutamente problematico, questo termine di blueprints e di selvaggio questo, selvaggio quell'altro. E quindi va assolutamente corretto questo tiro, altrimenti cioè, non mi prendono seriamente. Anche perché, come sapete, earthworks li facevano gli indiani. E quindi non a caso mi ha scritto Lucille Bird,
vi è un aspetto molto più a carico, e quindi se volete veramente cambiare, comunque era di moda wilderness, ma se volete essere più precisi, io vi consiglierei di iniziare a parlare di mondo a carico, perché anche lì questo inabitare la terra fa parte del cosiddetto pit house, c'erano tante strutture che occupavano la terra, e quindi anziché citare, cioè nel caso del Golden Crater, i piramidi, bisogna citare quelle robe lì, cioè perché sono quelli che sono stati, e ora bisogna vedere quanti sono che hanno studiato i vari tipi che avete fatto voi, ma secondo me quelli li conoscevano, cioè perché come fai a non conoscere questi luoghi assolutamente fantastici che erano arcaici e legati alla cultura dell'America. Quindi questo. Vuoi dire così, a livello di un po' apertura, che voi vi state fissando un po' sull'America, ma sappiamo benissimo che a partire dagli anni 10-20 in Europa, la cosiddetta Lebensreform, cioè questo in Germania, la Svizzera, cioè c'era questo desiderio di in qualche modo andare fuori dalle città, nudarsi, non c'è Marco De Michelis qui che potrebbe raccontarci a lungo, e questo cercare di tornare a Emil Nolde che faceva questi dipinti, questa gente che si riuniva fuori dei... Quindi, attenzione, è l'ultima cosa che vi dico come provocazione, è vero che Luca giustamente distinto tra frontiera e confine, ma ci sono luoghi come anche questa Italia in cui viviamo, ah non viviamo, vivete, dove ci sono percezioni di diversità, per esempio prendiamo il nord, sud, non c'è un confine, una linea, ma c'è anche un'enorme differenza concettuale, o anche la percezione dei selvaggi, dei colpi, no, verso i civilizzati, quelli del nord, che però... e quindi attenzione, questo potrebbe essere una provocazione, ma dico, bisogna questo aggettivo, selvaggi, la selvaggia, e se questa conferenza fosse in America, sarebbe preso, politicamente scorretto il modo in cui noi abbiamo utilizzato. A questo punto, cioè, è un po' romantizzare, perché comunque la gente ci viveva, e la gente era nativi, cioè indigeni, e quindi avevano una loro civiltà. E quindi butto fuori, così per iniziare un po' di polemiche, ma questo è il mio intervento così da amico che apprezza molto il vostro lavoro. C'è qualcuno? No, magari una veloce risposta a questo tema. In effetti, cioè, è vero, cioè noi abbiamo anche detto, abbiamo un po' romanticizzato la questione della frontiera, ed è anche vero che nelle nostre analisi apparentemente non, come dire, sono scomparsi tutti i nativi, però è anche vero che in tutta l'esperienza degli indiani americani, così. È anche vero che le parole che abbiamo utilizzato, wilderness, wild, sono state un po' le parole chiave della ricerca di queste persone. Wright parla di wilderness quando si trasferisce, quando fa Ocatillo, e lo stesso fanno anche un po' gli altri, anche Drop City non è wilderness, però è prateria, siamo in Colorado, quindi territori tipici proprio dell'età della frontiera. Ora, il tema, questo è vero, cioè nel numero che abbiamo preparato poteva essere affrontato meglio, ed è vero che c'è una relazione, gli earthwork, i primi a costruire gli earthwork sono stati gli indiani d'America, ed è anche vero che ci sono state delle persone che hanno guardato quel tipo di costruzioni con grande interesse, per esempio io non ho parlato, però ne parlo nella mia tesi di dottorato, come Jefferson, Thomas Jefferson, non si sia semplicemente ispirato all'architettura neopalladiana, ma in realtà all'interno delle sue architetture dimostra una grande conoscenza della cultura indiana, e all'interno di un progetto, la Poplar House, la Poplar Plantation House,
lì utilizza addirittura proprio la costruzione di alcuni mounts indiani, cioè quindi si ispira dichiaratamente proprio a quelle esperienze. E lo fa, oppure lo fa, come dire, con grande intelligenza, dimostra di conoscere quel tipo di esperienze, però lo fa con una mente che in qualche modo ancora non è l'American Mind. C'è da dire, questo è un problema, secondo me. Il fatto, la frontiera, tutti questi concetti che abbiamo espresso, in qualche modo erano sempre persone che venivano dall'Europa, che avevano una cultura europea, poi arrivavano in quello che pensavano fosse il vuoto, il wilderness, e invece però c'erano i nativi, c'erano delle altre esperienze lì da millenni. Ma non aggiungo, scusa, ma il cliché è anche un cliché che viene e dice l'America del broad shoulders e spalle grandi, ma non hanno tanto cervello. Cioè questo è un po' un cliché dell'America visto dalle europee, sì. E che sono, non solo si tratta di spazi aperti, ma un po' per questo è, quindi questo un po', cioè, finisci per in qualche modo ribadire un po' di cliché che degli europei è tutto molto eurocentrico. Sì, in questo lo riconosco, questo nostro numero è un po' eurocentrico. Noi cercheremo di correggere il tiro nella continuazione della ricerca, in cui mi piacerebbe anche aggiungere una nota provocatoria al contrario. Ci sono anche molti cliché nei confronti degli indiani d'America. Per esempio, non so quanti di voi sanno che gli indiani d'America hanno utilizzato il cavallo solo negli ultimi 150 anni, dall'800 in poi. Eppure la nostra immagine dell'indiano a cavallo in realtà è un cliché, perché gli indiani iniziano a utilizzare i cavalli solo a metà 800. Il cavallo si era estinto negli Stati Uniti, i primi a portare i cavalli sono i conquistadores spagnoli nel Sud America, e i cavalli arriveranno nelle praterie americane solo durante le spedizioni geografiche. Quindi, come dire, è un luogo disabitato, i cliché ci sono, come dire, nei confronti dei pionieri, però abbiamo anche molti cliché da rompere nei confronti di quella cultura indiana che immaginiamo in maniera diversa da come era realmente. E quindi, infatti, questo, io all'interno della mia tesi ho accennato anche a questo aspetto, ho parlato dell'invenzione del cavallo al pari dell'invenzione della locomotiva, l'invenzione del battello vapore. Sono stati tre elementi cardini che hanno caratterizzato la trasformazione di questo grande paesaggio americano. Allora, sulla questione del romanticismo 50-50, nel senso che la frontiera è uno spazio duro, e nel momento in cui lo attraversi ti rendi conto, perché non hai punti di riferimento, hai il sole che picchia duro. È un territorio difficile. Sto parlando di alcuni pezzi, no? Non se vai e prendi l'autostrada per andare in Idaho. Ovviamente la nostra formazione culturale italiana ed europea è un elemento che dal lato americano può essere visto, ai soliti europei che dicono appunto, ma perché andate a guardare il deserto o comunque la frontiera? E dall'altra però credo che sia anche una specificità che fa sì che noi non guardiamo l'America come la guardano gli americani, e quindi cerchiamo di raccontare, in base anche alle esperienze personali che abbiamo vissuto, e soprattutto cerchiamo di questa cosa anche che dicevi tu prima dei nativi, no? In realtà la scelta parlare attraverso il testo che Lapo Grizzly scrive su John Ford, se qualcuno di voi ha mai visto Fort Apache, è una chiara denuncia contro l'ipocrisia l'arroganza dell'esercito americano, perché l'esercito americano non è un film, i film di John Ford non sono film celebrativi costruiti per magnificare, no, quello che poi non abbiamo detto, cioè il manifesto destino, della nazione eletta, del fatto che l'America deve sempre, si sente un po', come dire,
i salvatori del mondo, quindi sono eletti per questo ruolo, e che il quadro American Progress rappresentava questa idea. E quindi già il fatto di scegliere John Ford e di non scegliere una filmografia più acconsenziente nei confronti del potere già fa sì che noi prendiamo una posizione rispetto a anche a come raccontare il rapporto. È vero che noi non l'abbiamo raccontato questo rapporto con i nativi, ma se da una parte lo possiamo, diciamo, integrare nel discorso degli earthworks, dobbiamo anche stare attenti a non prendere troppe vie, nel senso che la barra della nostra ricerca è comunque la frontiera e la sperimentazione. Il nostro, come dire, elemento forte è quello di trovare questa unitarietà di luogo, di tempo, in uno spazio che è lo spazio della frontiera, dove accadono delle cose. E quindi è ovvio che noi guardiamo incrociando sempre le discipline, però c'è il rischio poi, perché comunque siamo architetti e pur avendo una formazione multidisciplinare, guardiamo determinate cose e altre non le possiamo guardare, ma non perché non vogliamo, semplicemente perché credo sia importante parlare dei temi che si conoscono e si riescono a governare in qualche modo. Allora mi viene da dire che forse se coinvolge un antropologo che ha studiato quei temi, allora può darci quel, no, qualcosa in più che... Ma forse non è questo il nostro obiettivo, cioè il nostro obiettivo è quello di farci una domanda e fare una domanda a chi leggerà il libro, è come mai la frontiera per 40 anni è stato un luogo dove gli artisti e gli architetti hanno sperimentato, e come mai oggi in un qualche modo ci sono solo dei casi isolati in cui avvengono delle piccolissime sperimentazioni, e come mai, appunto, questo è un tema che ricorre anche nella mia ricerca, questo tema della sperimentazione, come mai non si trovano situazioni meno marginali, no, di sperimentazione nella frontiera, e evidenziare come solo in quel luogo è possibile liberamente poter costruire una struttura e non poterlo fare in Italia. Non sarebbe possibile, avresti i vigili urbani subito, i carabinieri che ti portano via, che ti chiudono, non sarebbe possibile. Allora questo sta, diciamo, in tutta una serie di sperimentazioni che accadono laddove c'è spazio, quindi ritorna al concetto dello spazio vuoto, perché poi ti rendi conto che Soleil acquista un terreno in una zona sperduta dell'Arizona, sì, comoda col Gran Canyon, tutto quello che vuoi, però applica la sua idea di architettura. Ora sfido oggi un architetto a dire: ah, compro un terreno a Treviso, mi metto lì e ho la mia idea di città che è basata sulla sostenibilità, sul riciclo, la provo nel mio terreno di proprietà. E questo è un po' il modo, no? Il fiammifero che ci ha aperto questa cosa sulla frontiera. Altre questioni? Non essere già così subito, non essere già così minoritario. No, allora, il discorso dell'antropologia a me spaventa, praticamente, perché la vedo da un punto di vista proprio storiografico. Nel campo dell'indagine dello spazio, l'antropologo Paragni, e lo dico perché vivo questo problema, non dico settimanalmente, insomma, perché quando si tratta di analizzare, diciamo, un territorio, se subentra il conoscitore dell'immagine e antropologo, non so come mai, ma proprio prendono una via che è totalmente avvisa da quello che è rapporto con lo spazio. Cioè, loro guardano le caratteristiche, guardano il costume, guardano la tipologia, non so, del personaggio. Non esiste il luogo. Cioè, io questa cosa l'ho sperimentata per la mia vita, quindi leggo anche nel loro progetto questa sorta di distinzione ben precisa che è la costruzione dello spazio. Cioè, a me questo mi ha sempre affascinato del loro lavoro. E loro si sono anche giustificati sul fatto che questo non è un work in progress e che manca ovviamente tutta l'analisi, diciamo, attenta
del rapporto tra immagine antecedente sì. alla frontiera, perché cioè, non c'è Sullivan, non ci sono i grandi ricercatori del National Geographic, c'è. Poi non abbiamo parlato neanche del motivo per cui si va a colonizzare la frontiera, che è essenzialmente per scopi commerciali e militari. Sì, quindi, sì. Però ci sono questi cosiddetti punti in cui poi non accade più niente, che sono questi spazi vuoti che vengono indagati degli artisti di cui voi parlate. A me più che altro colpiva una cosa che mi ha fatto venire in mente il raffronto tra Inghilterra e Scozia. Non so se... perché nel... quando si rimane le lezioni su tutto questo tanti anni fa, il rapporto che c'è tra l'uomo e il paesaggio in Inghilterra rispetto a quello che c'è in Scozia è totalmente diverso, perché il paesaggio che viene offerto è un paesaggio di lande, vuote, dove in un certo di wilderness, whatever, è molto più sentito a nord, dove c'è appunto il nulla, rispetto a quello che accade al sud. E ci sono anche dei trattati di organizzazione, chiamiamola così, paesaggistica, che seguono dei filoni proprio locali, cioè proprio locali. Ci sono proprio dei lord inglesi che dicono qui il selvaggio deve avere la sua espressione massima, perché noi siamo in un luogo dove effettivamente il selvaggio domina e quindi non c'è il formalismo che si trova in Francia, per quanto gli scozzesi siano comunque fortemente condizionati dai francesi. Però nasce quella che è una cosiddetta idea di paesaggio propria. Secondo me, anche negli Stati Uniti succede prima la stessa cosa. Finché arrivano i colti americani, anglo-americani, che poi magari pian piano cominciano un po' a entrare nel vivo di queste persone che sono appunto i nativi, allora lì si comincia un po' ad amalgamare la storia. Ecco per quale motivo, secondo me, anche gli spazi possono essere influenzati o no. La cosa che mi colpiva tantissimo, che io ho anche segnato, era il concetto di viewpoint, che secondo me è curioso. Questi sono luoghi che non hanno nessun tipo di traccia, dove arriva un artista, una persona che costruisce uno spazio e decide di fare una spirale in mezzo al sole. Però è interessante vedere il percorso comune che fanno tutte le persone che vanno innanzitutto a costruire quello spazio e poi a guardarlo. La foto di Salt Lake dall'alto è curiosa perché c'è la spirale e poi c'è questo piccolo piazzale. Voi parlavate proprio del fatto che neanche sul GPS c'è segnalato questo territorio, quindi sei nel nulla, quindi tu potresti anche scegliere un'altra strada, invece tutti percorrono la stessa strada. Torno un po' indietro, allora esiste una relazione con quello che molto spesso in Europa, quando, questo a me è successo, io sono rimasto incredibilmente sorpreso, costruendo chiese gotiche, c'erano delle impalcature per il godimento dello spazio gotico, che è una roba che tu dici, ma è possibile, non abbiamo più testimonianza, però il fatto che le vedute di alcuni edifici siano sempre allo stesso punto vuol dire che la gente continua a guardare di là. E quindi anche in questo caso, secondo me, questo è un ambito molto interessante da indagare, non solo nel campo, ma proprio il perché si sceglie a quel determinato viewpoint per osservare questi luoghi che hanno comunque una tridimensionalità, una spazialità vasta, però fondamentalmente noi andiamo a scegliere la visuale iconica. Il perché di questo? E allora io comincio a vederci delle tracce, cioè mi incuriosisce il discorso della luce, esistono anche un po' queste tracce sul territorio che poi voi mostrate dall'alto, perché è curioso. Poi fondamentalmente non sono d'accordo sul fatto che queste persone non possano non essere viste come degli artisti. È un modo di comunicare contemporaneo, secondo me, cioè più che altro degli anni 70, però a grande scala. In Europa, secondo me, ci sono persone che fanno più o meno la stessa cosa su una scala molto molto minore, perché evidentemente non abbiamo la vastità degli spazi che negli Stati Uniti ti rimangono sulla pelle, insomma, cioè io non ho viaggiato molto negli Stati Uniti, però ricordo questo effetto pazzesco dell'uscire da New York e andare verso Vietnam, mi sembrava di entrare nell'infinito, proprio, cioè delle viste case, cioè questi poster giganteschi, tutto grande, no? Quindi fondamentalmente non ho mai visto quest'area, però credo che
secondo me anche l'Europa e anche gli altri luoghi del mondo hanno, diciamo, delle opere che nel loro piccolo assomigliano molto a quello che abbiamo visto oggi. Quello che hai detto tu rispetto al viewpoint per i fotografi non è vero di più, nel senso che quando noi siamo stati in Idaho a vedere le Shoshone Falls, che erano state fotografate da William Henry Jackson con tantissima acqua e la disperazione di Luca Guido perché non c'era più acqua, avevano costruito una diga poco sopra, e le immagini successive di Watkins erano dallo stesso punto di vista di Jackson, e quindi in un qualche modo l'iconografia di quel luogo era quella. È un po' come è successo anche a Yosemite, no? Da Watkins ad Adams, no? Dove c'è stato comunque Adams, forse rispetto a Watkins, essendo anche alpinista, si è trovato anche punti di vista, no, diversi. Però questo aspetto del viewpoint è una cosa che lui aveva indagato alla Library of Congress sul tema delle mappe, delle viste dall'alto, che è un altro aspetto di rappresentazione della frontiera che non è scontato. Però tipicamente americano, questo senso della visione diacronica, cioè questo è molto importante, non dimenticare la presenza di Mark Lett nella cultura americana è straordinaria, nel senso che lui è l'uomo che nel nulla riesce a trovare lo stesso punto di vista. Quello che dicevo io, che a me è sempre molto colpito, è una cosa che secondo me non si trova da nessuna parte, ma è una tesi che sto seguendo adesso a Ca' Foscari. Stanno emergendo anche nel Settecento questi temi del guardare da un certo punto di vista, ma guidare la persona, cioè a farlo. Sì. Ma guarda, ripeto, gotico non me l'aspettavo, una tesa gotica, ho trovato un piccolo disegno di questa impalcatura. Mi sono sempre domandato cosa servisse questa impalcatura esterna, ed era un luogo con delle scale comode per poter ammirare da quel punto di vista l'oggetto costruito. Quindi anche in questo caso, cioè che è comunque un intervento sul paesaggio, no? Alla fine la macchina, anche Wright, no, che parlava di questo discorso del parcheggio, è fondamentale anche quello, perché il rapporto tra Wright e macchina ormai è risaputo. Insomma, dicevo anche a Luca che c'è stato un convegno a Porto dove un americano ci ha fatto vedere quanto la macchina fosse importante per l'architetto, e tutti questi architetti hanno fotografato con la macchina dell'architetto, curiosissimo. Però anche lo spazio dell'auto, cosa ci ha fatto vedere di recente Michelangelo, anche questa è una cosa straordinaria, i bancomat da auto che in Italia non esistono, cioè quindi l'americano si adatta a quello che è il muoversi e al guardare, e costruisce lo spazio in funzione di se stesso. Quindi secondo me questa cosa un po' deriva da questo approccio, chiamiamolo così, europeo, che poi invade un po'. Ma è interessante anche Smithson parla proprio del rapporto tra sfera, oggetti e punto di vista, e elabora un breve scritto in cui dice: sfera, oggetti può essere visto da tre punti di vista. Scusatemi, grazie ancora. Ciao, non scappo perché non mi è piaciuto. Un primo punto di vista, Smithson cita, sfera oggetti si può vedere dall'aereo. Sì. Infatti lui realizza un video dall'aereo, lo trovate anche pubblicato su YouTube. Poi dice, il rapporto tra uomo, visitatore e sfera oggetti c'è quando sfera oggetti, e questa è la vista dall'aereo, zenitale in questo caso. Poi c'è il punto di vista esterno al molo, esterno alla sfera oggetti, e poi c'è il punto di vista interno alla sfera oggetti. Quindi sì, hai centrato proprio un tema. Faccio un caso assurdo, sperimentato proprio sulla mia pelle di recente. Sono stato a Matera tantissimi anni fa, sono ritornato adesso dopo un mese. È pazzesco, cioè quello che vedete in quell'immagine si vive anche in Italia. Cioè il punto di vista che si ha con i sassi di Matera, che è totalmente diverso rispetto quello che Amerigo Vespucci del famoso libro, è quello che è stato dettato cinematograficamente dalla concezione di Mel Gibson.
insomma, se voi andate adesso a vedere Matera, che è la capitale della cultura, trovate una piazzola di sosta che si è formato a forza di avere tutti questi pellegrini che vanno a vedere i sassi da quel punto di vista. Prima Pasolini e poi sì, Gibson. Sì, Pasolini, ma proprio Gibson secondo me ha dato una cosa pazzesca, cioè è un film forte, quindi la gente deve andare a vedere il punto di vista della crocifissione. E adesso il territorio è stato incredibilmente, radicalmente trasformato. Cioè, ci sono andato proprio quest'anno e ho ritrovato due piazzole di sosta, così con tutta la gente che prima di visitare la città va sulla piazzola e vede la città dall'esterno, poi va a vedere i sassi. Quindi è un modo anche un po' curioso di fruire un landscape, quello che si sta profilando, insomma, siamo condizionati in maniera molto molto forte. Basta, se no faccio una legge. Ma io darei in conclusione al professor Dubini, adesso non avrei così tanto paura dell'antropologia, sinceramente. No, io no, una delle letture preferite quando ero molto giovane era Lévi-Strauss, quindi, no, ma a parte questo, ecco, cerco un po' di trovare un equilibrio, come perché fare il numero di una rivista significa selezionare dei temi, cioè uno sceglie alcune cose, anzi possibilmente le differenzia il più possibile e le mette una accanto all'altro, cioè sceglie un tipo di sguardo selettivo sostanzialmente, è diverso dal fare un libro, perché quando si fa un libro si seguono dei percorsi che vanno avanti e indietro, che colgono le contraddizioni, cioè è un lavoro, si ha la possibilità di fare un lavoro molto più sottile. Però effettivamente io sono d'accordo sul tema che avete affrontato voi, bisogna radicalizzare un pochino di più il contrasto tra quello che è arcaico e quello che è contemporaneo, quello che è moderno sostanzialmente, perché proprio lì si trovano queste contrapposizioni, nel senso tra culture autoctone, antiche, diciamo, primitive, e invece un processo di modernizzazione che è stato molto forte, ma è stato anche un processo traumatico. Ecco, questo forse emerge un po' poco, nel senso che voi invitate soprattutto a uno sguardo sereno e a uno sguardo estetico, fondamentalmente, sulle forme che diciamo sono emerse all'interno di questi spazi. Infatti a un certo punto c'è un tema che si chiama i nuovi monumenti, e questo tema significa i nuovi monumenti recenti sostanzialmente, però in America c'è una fortissima dialettica, per esempio, tra il monumento naturale e il monumento costruito, il monumento, l'artefatto, diciamo, cosa che per noi europei forse è meno radicalizzata, anche perché ha una progressione storica molto più scandita, molte più epoche esattamente. Gli americani arrivano alla modernità in maniera molto più convulsa e dinamica, se vogliamo. Allora su questo anche bisognerebbe lavorare un pochino, perché quando io parlo della Monument Valley come scenario monumentale, oppure parlo anche, per stare sempre al cinema, del Monte Rushmore, dove sono scolpite le facce dei presidenti americani, e lì ricordate la scena favolosa del film di Hitchcock, in cui Cary Grant si arrampica sulle facce dei presidenti. È un film di spionaggio, un film drammatico, ma quella scena è veramente straordinariamente. Dove nella sceneggiatura di quel film c'è una casa ispirata alle architetture di Frank Lloyd Wright. Ecco, appunto, c'è una casa di Frank Lloyd Wright. Una casa ispirata a Wright, e
anche quella di Zardesky Point, che fa parte della scena finale, in cui la protagonista ha una visione distintiva di quel tipo di civiltà proposto da Wright, nel senso di un abbellimento, diciamo, degli ideali e delle forme dell'American Way of Life, sostanzialmente. E invece lì la ragazza immagina di distruggere tutto quello, ha una visione distruttiva di quello che potrebbe apparire come l'oggetto di un progresso, ecco, il monumento di un progresso. Ecco, quindi secondo me bisognerebbe un po' mettere a punto questi concetti. Giustamente Sabatino diceva, beh, poi c'è anche il punto di vista degli europei, e su questo, ad esempio, quando gli architetti tedeschi come Mendelssohn vanno in America, ma lo stesso Fritz Lang, per questo, quando parla di Metropolis, parla dei grattacieli come dei canyon, come delle sculture naturali, sostanzialmente. Quindi estremizzano, radicalizzano un po', ma fanno capire quel sottile confine tra ciò che è natura e tra ciò che artificio, ovvero un'istruzione. Per resto, se noi prendiamo il caso di Soletti, come l'avete preso voi, lo leggiamo in maniera un pochino diversa o più approfondita, non so, vediamo che Soleri propugna sì un ritorno al deserto, diciamo, alla tabula rasa, però è anche molto affascinato dalla tecnologia, ad esempio. Ci sono due facce, perché lui pensa alla comunità che ricicla materiali, no? Che ricicla le automobili, eccetera, eccetera. Poi arriva addirittura alla fine degli anni 60 a immaginare, a progettare addirittura delle comunità nello spazio. Siamo nell'età dell'acquisto della Luna, 68-69, e quindi immagina addirittura questi sogni, secondo me, un po' estremi rispetto al suo background e alle sue anche capacità tecniche di affrontare un tema di questo tipo. Quindi voglio dire, dobbiamo ricercare un filo, e questo potete fare attraverso un libro, però non soltanto, cioè non è che lo si potesse fare facilmente attraverso il numero di una rivista. Però bisognerebbe trovare un pochino più filo di queste condizioni. Il tema stesso della frontiera lo impone, perché la frontiera, tra l'altro uno dei primi libri che ho letto di storia, insomma, era il famoso libro di Kennedy sulla frontiera americana, che all'epoca non l'ho capito assolutamente, poi l'ho riletto e ho capito che la frontiera significa anche grandi problemi giuridici, territoriali, politici, cioè tutta la proiezione di un paese verso la conquista di nuovi territori, ma anche verso la conquista di un benessere, di un modo di vita diverso, di una politica diversa, perché comporta la democratizzazione dell'America, cosa che, come sappiamo, è venuta molto tardi e molto lentamente. È noto. Ecco, quindi tutte queste questioni, secondo me, andrebbero un pochino riconnesse, spostando un pochino l'asse per cui il cuore. Va bene, ma in questo senso, no, mi chiedo solo una brevissima replica. Io sono piuttosto felice anche dell'esito di questo dibattito. Con Michelangelo Sabatino abbiamo avuto modo di parlare anche nei giorni precedenti, con questi argomenti, quindi sapevamo che la sua politica sarebbe stata indirizzata su questo tema, questo taglio che lui ha dato, quindi il suggerimento di inserire anche il punto di vista dei nativi, delle esperienze diverse, quindi non solo quello dei pionieri e non solo quello delle sperimentazioni. Però devo dire, credo, sono molto felice perché la rivista ha raggiunto l'obiettivo
obiettivo che ci eravamo prefissati, quello di destare dibattito, suscitare polemiche, invitare ad ulteriori approfondimenti, ed è proprio quello che ci siamo prefissati di fare, appunto portando avanti questa ricerca e sviluppandola in un libro. Ora io credo, siccome non abbiamo fatto neanche una pausa, credo che siamo tutti un po' così esausti, però vi invito, se ci sono curiosità, domande, a noi farebbe molto piacere rispondere, e quindi non so se c'è qualcuno, vi passo il microfono. Conoscevate tutti queste esperienze? C'è qualcosa che non, per esempio il progetto di Wright, l'avevate mai visto, quello locatilio camp? Lei l'aveva visto? Drop City, quanti di voi conoscevano Drop City? Quindi avete visto delle cose nuove oggi. Cercate però, se vedete delle cose nuove, di essere un po' più pronti al dibattito, un po' più curiosi, perché poi questo è un... Oggi qui in aula avrete occasione di parlarne. Ricordatevi che in futuro, quando lavorerete negli studi professionali o farete altre esperienze, sarà molto più difficile parlare di questi argomenti. Quindi, ora, senza toni paternalistici, però è importante dare dei feedback quando ricevete degli input nuovi. Conoscete qualche Mr. Fuller? Che noi l'abbiamo citato più volte. Alzate la mano che vediamo così. Oh. Ecco, è uno dei più grandi inventori del Novecento. Sì. Allora, lei che lo conosce? Facciamoci due domande. La domanda in realtà ci mette il freno. Secondo lei questo banco di servizio di con Dropsy corrisponde a quella che è la sua idea di Bacchinese? Lei avrà un'idea di Bacchinese, no? Che sarà un po' di troppo. No, non è difficile, però è una cosa. Che ricordo ha? Cioè? Beh, guarda, le strutture finanziarie, che veramente è esatto, le strutture finanziarie, no? Questo è abbastanza curioso. Lei trova che ci sia questo discorso, per esempio, dell'uso di materiali tipo porte, finestre, che vengono tutte sistemate una sull'altra? Cioè, è curioso, perché è veramente curioso. Sì, Buckminster Fuller, in realtà, lui è l'inventore delle cupole geometriche ed è il grande progettista del padiglione che poi va a fuoco, il padiglione degli Stati Uniti all'Expo di Montreal nel 1967. Ma le sue invenzioni, le sue tecnologie, queste vengono brevettate e diventano veramente, nascono come tecnologie militari. Quindi lui per i militari sviluppa queste cupole che devono essere costruite velocemente, con pochi materiali, pochi elementi, e senza le ipotesi di Buckminster Fuller. Ragazzi, sarebbe difficile concepire, pensare ad architetti anche come Renzo Piano, alle grandi invenzioni dell'architettura contemporanea, senza personaggi come anche penso Jean Cuvier, persone che hanno lavorato poi con questi elementi tecnologici, hanno portato l'invenzione dell'architettura. E Fuller, tra l'altro, è anche uno dei grandi inventori della Mansion House, una casa completamente prefabbricata, realizzata con strutture metalliche, leggere, e che viene realizzata negli anni di Villa Savoie, eppure è un edificio anche spesso un po' dimenticato nelle storie dell'architettura. Fuller veramente è una delle prime persone a pensare ai problemi del pianeta, ad immaginare. Fuller dà un'idea bellissima del pianeta Terra. Il pianeta Terra, lui dice, spesso è un'astronave. Noi siamo gli abitanti di questa astronave e dobbiamo risolvere i problemi come se fossero un gioco. Infatti lui elabora questo gioco in cui praticamente una sorta di risico mondiale, in cui questo gioco diventa un gioco di costruzione, di spostare le risorse naturali, e si interroga su come farlo attraverso l'architettura, che contributo può dare l'architettura, l'ingegneria.
Quello è veramente un personaggio importante. Voi pensate che i ragazzi di Drop City decidono di intraprendere questa esperienza dopo aver visto una conferenza di Fuller. Quindi pensate che influenza, che potere che aveva questo uomo. Ed è piuttosto grave che voi non abbiate mai, non vi siate mai incuriositi, perché comunque è un personaggio citato sui libri, sulle storie dell'architettura. E quindi c'è, cioè, veramente l'invito, siate curiosi, perché è tutto lì, c'è, cioè, una buona parte di autodidattica, di autoformazione che va compiuta anche all'interno delle aule universitarie. Quindi oggi, come dire, c'è stato un input in più perché ne abbiamo parlato, però non sempre poi si riescono a trattare certi temi all'interno delle aule. Quindi, come dire, cercate anche voi, andate in biblioteca, troverete una miniera ricchissima di cose che spesso noi non abbiamo occasione, ma di cui noi non abbiamo occasione in modo di parlare. Quello che volevo farvi capire, che curiosisce anche me, devo sapere che chi ha, conosce la iniziativa, si sarà domandato come sta in piedi questa struttura, se è fatta con delle finestre, delle porte o degli elementi di copra di macchina o no. Cioè, io me lo domando, ancora non faccio questo mestiere, cioè, perché il mio approccio a questa immagine sarebbe, io rivedo il film del gabinetto del dottor Caligari qua, anche perché fondamentalmente c'è questa distorsione pazzesca, c'è quella finestra così, è uno splendore, ovviamente tantissime altre cose, però è curioso, cioè, quello che magari da parte vostra lo viene fuori, faccio, ma come fa a stare in piedi questa, come si fa a fare un edificio con delle porte, dei corpi di macchina, cioè come stanno piegati questi elementi? Ecco perché il discorso, se magari se c'è qualcuno che conosce l'architettura del sacco, lì è tutta trave di titolare, no? Cioè tutto legato da giunti e da acciaio. Qui io non ce lo chiedo, tranne che nel rivestimento esterno. No, ma c'è una struttura, c'è la struttura delle cupole geodetiche, proprio come la struttura, però come fa con materiali di tutto praticamente con sono dei tubi innocenti, che una struttura molto tubi di recupero. Sono domande, qualcos'altro che sono di... No, prego, ma se non ci sono curiosità, siamo. C'è, ragazzi, devi basta stimolarli. A me faceva pensare, cioè, che questi andare in confronto del viaggio dell'umanità, della costruzione, e in confronto, non so, mi faceva pensare ai progetti che faceva Charles Pignon, in confronto a quello che faceva il compito che lei lavorava dei rituali che faceva per i paesaggi degli altri, e che erano strutture così importanti, anche quindi questa relazione è molto tra i nostri paesi che conosciamo, come le cose che creano questi modelli, tantissime architetture, che ci hanno formato in cose molto fisse e distruttive, e tutti i personaggi che giravano intorno a loro, che si interessavano nel paesaggio degli altri, c'è una che conosco lì che vorrei tanto
Allora dai, facciamo un cambio. Io ho fatto la lezione sulle conclusioni della fotografia, ne faccio un intervento qua. Da me si fanno le lezioni a persona, di... Eh sì, sono una ragazza della fotografia. Sì, sì. Allora,